grazie per essere in giuria. È stato molto divertente, grazie per avermi coinvolta. È stato un piacere. Senti, come ti approcci qua? Sei molto piccata anche nel tuo cioè nelle tue ricerche, diciamo. Poco interessante anche per le persone che poi propongono la cosa,
viaggio si è abbassato molto, è come quando sei in macchina e stai in macchina e dici qualsiasi tipo di parolaccia, no? Poi ti giri e vedi che quello che stai mandando a quel paese è uno che conosci e poi ti dici ciao, scusa, no, stavo cantando. È uguale, succede sul web che tu sei anonimo, no? Piace molto la possibilità di poter dire a tutti, anche perché non tutti devono capire, non tutti possono apprezzare. È importante che una persona sia libera e che non si faccia condizionare soprattutto da quelli aggressivi e maleducati, e poi ci stanno anche i maleducati, cioè non è che tutti possiamo essere quello che siamo, se sei maleducato sei maleducato. Senti, c'è ragazzi, invece che hai via e tu hai provato a funzionare, grazie per aver fatto un po' di festa, hai trovato qualcosa di posso oltre a quella che poi magari avrà votato, no, ho trovato delle cose molto interessanti, mi ha colpito in alcuni casi l'uso della luce della fotografia, che devo dire apprezzo molto, sia quando non è utilizzata per niente, cioè quando poi diventa lo stile, diventa proprio la basicità dell'immagine, però deve essere uno stile, quando non c'è l'immagine io già mi pongo male, devo dire. Poi le sceneggiature ho apprezzato molto perché c'è molta ironia nel web, che poi magari quando fanno i film la perdono, e vorrei capire come mai, perché uno sta sul web, facciamo le cose comiche, adesso c'è un film, parliamo, uccidiamoci tutti. Cos'è? Invece io vorrei che continuassero su questa linea dell'ironia. Questo è un buon proposito. Sì, sì, continuate sulla via che è un grande sintomo di intelligenza, penso che possano passare grandi messaggi, grandi riflessioni attraverso l'ironia, prendendosi spessore ma senza prendersi troppo sul serio. E questo l'ho notato. E poi, sì, insomma, mi sono piaciute alcune storie in particolare, diciamo quelle forse più strane, quelle che hanno fatto dei tentativi, secondo me, tutoriali un po' più a casa. Comunque apprezzo tutti i tentativi. Va bene, vedremo allora quale sarà il responso finale. Bravo, una mezz'oretta. Va bene, grazie.